I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve. Abbiamo saltato la fila, stiamo entrando a Zimplakert. Sì, molto contenta. Abbiamo anche un fax, addirittura un giradischi, una bilancia, un registratore a cassette. È un posto specialissimo di Budapest. Sono le più grandi cianfrusaglie del mondo, narghilè e dei conigli enormi, e poi un pianoforte verticale. Una vecchia televisione con il tubo catodico, e poi entriamo nella stanza principale, Zimpla! Com'è, Marzia? Interessante! È anche enorme! Allora, Zimplakert, una vecchia casa occupata, e poi nel passaggio, diciamo, degli anni è diventata un locale che è stato autogestito, e ora è diventato forse lo spazio più interessante, più vitale, più incredibile di Budapest, un posto per turisti ma non solo. Ci si può perdere, eh? E nonostante il freddo, molte persone bevono sedute direttamente fuori. Eccoci qua, l'uscita per la parte esterna, dove si può anche fumare, ma si può anche salire, ma si può anche scendere, si può fare qualsiasi cosa voi vogliate fare a Zimplakert. Hello. Di nuovo l'ingresso. Questo è Zimplakert. Budapest. Your baby up leg, eating a Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, honey, let it all